Nel pomeriggio di venerdì 29 marzo, presso il Teatro Concordia, si è tenuta la consegna ufficiale del defibrillatore donato dal Lions Club Venaria Reale Host. A fare gli onori di casa, l'assessora alla cultura Antonella D'Aflitto. Siamo qui al Concordia per un motivo importante che è legato alla prevenzione e alla salute, grati di un'operazione condotta dal Lions di Venaria con la Fondazione Via Maestra, che ha potuto consentire con un'operazione di raccolta fondi tra i soci dei Lions di rendere realmente realtà, la possibilità di avere un defibrillatore in teatro che consente di avere un presidio in questa zona della città, una possibilità che speriamo di non dover mai in qualche modo utilizzare, ma che è molto importante per le scuole che frequentano il teatro, per le 2000 persone che sono presenti ai tanti eventi, ai tanti concerti, e quindi un grazie grande alla Fondazione Via Maestra, ai Lions di Venaria, al Presidente, al Consiglio Direttivo, un grande grazie anche alla Polizia Municipale, all'Arma dei Carabinieri e alla Croce Verde che sono stati con noi oggi, e speriamo di vederlo impolverato, di non doverlo utilizzare mai, ma è molto importante averlo, e quindi grazie davvero di cuore a tutti. Un'iniziativa che da quando è nata è stata portata a termine molto rapidamente, come ha rimarcato Paolo Molinar del Lions Club Venaria Reale Host. A me ha fatto doppiamente piacere questa iniziativa nel concetto, nel modo in cui è nata e lasciatemi dire anche con la rapidità con cui di fatto si è definita. La prima volta che abbiamo sentito parlare di questo problema era credo alla fine di novembre, ma nel giro di meno di 10 giorni l'operazione la si poteva dire completata e chi ha seguito da parte vostra l'evoluzione di queste cose lo sa bene. Poi si sono dovuti risolvere certi problemi, tra l'altro quello di comprarlo, il defibrillatore, Comprarlo, poi bisogna stiamo facendo anche completando i la corsi, formazione, esatto, perché che era stato. abbiamo, eh sì, Io la prima volta gli ho detto, dico, è guardate che il defibrillatore lo potremmo anche comprare, ma vi obbligheremo a imparare a usarlo. importante. Siamo a buon punto, Ecco. abbiamo praticamente completato tutti i corsi, ci Perfetto. manca la E formalità del quindi, patentino. sapendo le difficoltà che qualche volta abbiamo nell'incrociare le istituzioni e che abbiamo anche avuto in sede locale nel passato, questa volta la rapidità e la reciproca soddisfazione è stata veramente una buona soluzione. Per cui io a nome del nostro club presidente, visto che l'avete comprato poi voi formalmente, ho portato la busta con la chiusura delle nostre tendenze. La ringrazio. E con questo, ci ha fatto molto piacere, come dire, l'interscambio tra le varie componenti istituzionali, private, nostre, il nostro volontariato. Questo è un argomento che ci è piaciuto molto perché mette assieme molte delle nostre valenze che abbiamo nel nostro club, che è essere vicino al territorio, essere vicino alla popolazione, essere di supporto, non come dire prevaricanti, ma di supporto, e ci ha fatto anche molto piacere, lo devo dire a nome di tutti, l'immediato riscontro e collaborazione che abbiamo avuto da tutto il sistema. Questo prezioso strumento salvavita contribuirà, insieme al rinnovo delle luci di emergenza e del sistema d'allarme, a completare gli importanti investimenti che la Fondazione Via Maestra ha intrapreso da tempo per fare del Teatro Concordia un luogo davvero sicuro sotto tutti i punti di vista.